una pioggia battente accoglie i 22 in campo al ritorno dall'intervallo. Pioggia davvero violenta, le due squadre già sono rientrate. Siamo qui al comunale di Bariciano per assistere alla 12ª giornata di ritorno, terza categoria, girone A, provincia dell'Aquila, campionato giunto quasi agli sgoccioli. Parte adesso questa seconda frazione di gioco tra Poggio Picenze e Ferroviaria. Conduce il Poggio Picenze per 1-0 per effetto della rete messa a segno al 42esimo della prima frazione da Vasarelli. Buono adesso l'anticipo di Pacifico, che poi si incarta un po', perde la sfera. Bonomo per la Ferroviaria, rientra sul destro Bonomo, appoggia per De Kellis, gira bene De Kellis per Spagnolo, possibilità della conclusione, arriva la conclusione di Spagnolo, troppo d'esterna. Recupera la fascia di capitano Novelli. Di Giuseppe è pronto per la rimessa dal fondo. Prima frazione di gioco che ha visto una gara molto accesa, molto viva. Ferroviaria che gioca bene, gestisce ed organizza buone manovre di gioco. Forse è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Di contro invece una Poggio Picenze che, diciamo, ha creato quantitativamente di meno, ma in più di una circostanza si è reso davvero pericoloso. Ha messo a segno poi il gol del vantaggio con Vasarelli, ha rischiato anche il raddoppio con lo stesso Vasarelli, pizzicato però in posizione di offside. 1-0 dunque. Quando se n'è andato già il primo minuto e mezzo di gioco, Taddei subisce fallo. Da parte di Marinucci. Capitan Novelli apre a sinistra per May. Da May Alfonsetti, cross che arriva subito. Marinucci la controlla, poi ha possibilità di concludere anche di prima intenzione Panella. Ancora cross, questa volta bloccato da Sciore, non ci è arrivato, non poteva d'altra parte arrivarla a colpire Spagnoli. Tornata in campo piuttosto determinata la formazione di casa. Taddei in area, poi subisce fallo, calcio di rigore. Il fallo da parte di De Sanctis su Taddei, che aveva arpionato questo pallone, poi un tocco sul piede d'appoggio da parte di De Sanctis sotto gli occhi del direttore di gara, cade a terra Taddei e allora calcio di rigore. ...160 secondi di gioco circa, è Taddei che si incarica del tiro dalla bandierina, possibilità del raddoppio. Taddei contro Sciore, direttore di gara fischia in questo istante, parte Taddei, il destro, 2-0 Poggio, Taddei! Aveva intuito la traiettoria Luca Sciore e allora il Poggio perviene al raddoppio. Strada piuttosto in salita, non comincia bene questa ripresa, ancora qualche protesta da parte di De Sanctis. Poi De Sanctis che viene subito spostato nel reparto avanzato, ancora Taddei per il Poggio, cross di prima in attenzione, Vasarelli! La sfiora ma si fa pescare per l'ennesima volta in posizione di offside. Ricomincia a piovere, De Sanctis subito spostato in avanti, Taddei ancora in possesso della sfera, scatenatissimo Taddei, poi Mendozzi, poi virtuoso May. Palla nella terra di nessuno, la fa sua Luca Sciore,
un temporale violento, quello che si sta battendo proprio in questo istante sul comunale di Bariciano. Rinvio da parte di Sciore per Spagnolo. Spagnolo contro Panella. Suggerimento in avanti per De Sanctis, appoggio per il rimorchio che poi non si concretizza da parte di Bonomo. Poi Alfonsetti si fa soffiare di nuovo la palla, lo stesso Alfonsetti in qualche modo la rimanda in avanti dalle parti di Vasarelli, la mette a terra Vasarelli in maniera maldestra e favorisce allora la discesa di Marinucci per Spagnolo, che poi addirittura lascia sfilare la palla, troppo lungo il suggerimento. Vasarelli spostato a destra, apertura a cercare Spagnoli, rincorre Valeri, ma c'è anche di supporto il numero 3 May. Spagnoli diventa sul destro, lascia partire il tiro, ancora in possesso della sfera il Brevilinio numero 10, poi Alfonsetti, buona questa trama da parte del Poggio, davvero si esalta la formazione di Frittella. Che è scesa in campo con più convinzione, con più cattiveria, con più determinazione. Taddein commette fallo in questi istanti, da Marinucci per Spagnolo, calcio di punizione battuto velocissimo, parte il lancio lungo per De Sanctis, autore del fallo che ha portato il direttore di gara, il signor Dario Marino, a sanzionare il calcio di rigore qualche istante fa e che è valso il raddoppio. May, un sombrero sull'avversario, poi la Poggio per Alfonsetti che va alla conclusione. Che bordata quella di Alfonsetti, ottima la risposta della, nella circostanza da parte di Sciore. Poggio che gioca sul velluto in questo inizio di ripresa, buono il lavoro di di May sulla sinistra, poi per Spagnoli e poi la bordata al rimorchio di Alfonsetti, calcio d'angolo, palla in mezzo messa da Panella, la tocca in qualche modo Vasarelli, poi virtuoso sbroglia la matassa, semplice rimessa dal fondo. Continua a piovere qui sul terreno di Bariciano, terreno in erba sintetica. L'erario, Bonomo non ci arriva, ci arriva poi Spagnolo, contrastato da Panella, ancora Spagnolo in possesso della palla da questi, poi Bonomo messo a terra, Spagnolo, battono veloce quelli della Ferroviaria, accelerano le operazioni. Di Pietro spostato a sinistra, Di Pietro contro Faraone, cross in mezzo di Pietro, c'è l'intercetto da parte di Marco Tullio, corner battuto in velocità, Spagnolo, cross troppo largo, troppo lungo nella traiettoria, nulla di fatto, la lascia scorrere Di Giuseppe, semplice rimessa dal fondo, scuote il capo Renato Spagnolo, anche lui classe 1967, alle soglie dei 50. De Kellis, Alfonsetti, Faraone, osserva la posizione dei compagni, poi offre per Novelli, Novelli playmaker per Vasarelli, da questi per Panella, di prima intenzione per Spagnoli, gioco di prima prestigioso quello della, dei giocatori di Mister Frittella, poi la posizione offside di Spagnoli. De Kellis controlla con ordine, poi in qualche modo gliela soffia a Novelli, Spagnoli intercetta bene Marinucci, anzi no, era virtuoso, ecco Marinucci che colpisce di testa, poi si produce in un'azione offensiva in, sul settore di sinistra, la mette addirittura in mezzo, palla che attraversa tutto lo specchio dell'area, stesso Marinucci poi torna in possesso della sfera, ma c'è il fallo di Panella sui piedi di Pietro,
la mattonella, vediamo per chi, per Di Pietro o per De Kellis. È proprio lo stesso numero 11 che può far male da quella posizione. Di Pietro e De Kellis, barriera foltissima, 7 uomini, 10 con quelli della Ferroviaria. Fischia il direttore di gara, parte Di Pietro e c'è il gol di Di Pietro lì all'angolino. Molto intelligente la traiettoria disegnata dal numero 11, ma nella circostanza anche Di Giuseppe ha qualche responsabilità. Troppo coperto per l'eccessivo numero di uomini in barriera. Sicuramente hanno dato fastidio quelli della Ferroviaria, ma Di Giuseppe è stato trafitto sul lato suo, come si dice in gergo. E allora cambia ancora il risultato qui a Bariciano. Di mezza lo svantaggio la formazione della Ferroviaria. Sul calcio di punizione Massimo Di Pietro. E allora match che si preannuncia scoppiettante per i restanti 35 minuti, 34 più eventuale recupero. Intanto ha smesso anche di piovere, o quantomeno si è allentata l'intensità della pioggia. Undicesimo minuto e 30 di questo secondo tempo, 2-1 per il Poggio Picenze. Vasarelli e Taddei per i padroni di casa. Qualche istante fa la risposta di Di Pietro direttamente sul calcio di punizione. Sparacchia May, poi Spagnolo. Da questi per Marinucci, troppo lunga per il numero 2. Alfonsetti, anzi Faraone. Panella, da Panella ancora per Faraone, in avanti a cercare Taddei, tutto solo Taddei sul lato destro, può osservare la posizione dei compagni, offre per Spagnoli, che azione questa, che occasione per il brevilinio numero 10, davvero da 2 metri poteva di certo fare meglio. Il giovane Spagnoli. Eccolo in possesso della sfera, contrastato dall'erario, poi riesce a tenere ancora, la mette dentro, c'è l'anticipo però con De Kellis per Bonomo, contrastato da May, lo stesso Bonomo, poi offre per Di Pietro, vediamo Di Pietro riesce a tenere la sfera in maniera caparbia, poi evita la rimessa dal fondo, intelligentemente manda la palla in rimessa laterale. Classe 80, Massimo Di Pietro. Esercizi di riscaldamento per uno dei giocatori di Mister Frittella. Spagnolo, Alfonsetti, vediamo se Mister Frittella cercherà di puntellare il reparto difensivo o di trovare altre soluzioni. Certo è che nell'economia di questo match è un 2-1 sicuramente da preservare fino alla fine. Novelli, buona l'apertura per Faraone, Faraone subito attaccato da De Sanctis, riesce bene a servire Panella, vediamo un po' Marinucci, senza problemi riesce a guadagnare, a recuperare su Panella, poi Spagnolo contro Spagnoli, Mendozzi, da questi per Bonomo, si gira bene Bonomo,
Di Pietro, De Kellis, apertura sulla sinistra per Bonomo, si porta la palla sul destro Bonomo, poi colpo di testa con Alfonsetti che può rinvenire ma perde ancora la sfera il Poggio, rilancio da parte di Vasarelli per Spagnoli. Cambiano posizione Vasarelli e Spagnoli, anzi no, Vasarelli e Taddei. Taddei che adesso agisce sul settore di sinistra. Pizzico di ritardo per un cambio di palla. Poggio in avanti, buono questo lavoro di May. Che poi salta anche un altro avversario, ha possibilità di entrare in area, l'appoggio per Spagnoli di prima intenzione, l'esterno che termina di un soffio a lato. Buona questa combinazione tra May e Spagnoli. Con lo stesso numero 10 che ha lasciato partire un tiro di esterno a un soffio dal palo, poi ancora il tentativo di precisione da parte di Vasarelli, questa volta Sciore era pronto, la palla si è abbassata a velocità moderata dinanzi al numero 1 ospite che ha avuto tutto il tempo di controllarla, di far ripartire questa azione per la ferroviaria. Valeri, Spagnolo, un paio di avversari su Spagnolo, Mendozzi cerca di riaprire dalle retrovie, non c'è lì il controllo da parte di Virtuoso, poi costretto a rincorrere la sfera Marinucci che lancia in avanti per De Sanctis, poi Spagnoli. Si può proporre Panella nello spazio, vediamo se ci arriva. Troppo profondo il suggerimento. Buona la prova di Spagnoli. Di Pietro. Fallo laterale con pronta rimessa per il Poggio. Poi Novelli. Buona l'apertura per Faraone. Può scendere Faraone. Faraone contro Marinucci. Vediamo a rimorchio. C'è Panella attaccato da Spagnolo. Palla messa in mezza. Colpo di testa da parte di Spagnoli. Buono l'avvitamento dell'attaccante, del fantasista di Frittella. Annoveriamo anche quest'azione nelle tante occasioni prodotte dall'una e dall'altra parte quando siamo giunti al 18esimo. Marco Tullio in possesso della sfera non riesce a districarsi, attaccato, disturbato da Di Pietro, offre un fallo laterale agli avversari. Valeri per lo stesso Di Pietro, dietreggia di qualche metro, poi l'erario, Spagnolo, ancora Marco Tullio che prova a controllare, messo a terra Marco Tullio, calcio di punizione. Movimento di esperienza quello di Marco Tullio che ha protetto la palla. Vasarelli tornato, anzi no, May, Taddei, Novelli, apertura, l'ennesima per Faraone, da Faraone, l'ennesimo suggerimento per Panella, tanto ci dovrebbe essere anche una sostituzione con l'ingresso
da parte del numero 13 Ramunno. Mister Di Ulisse ha portato qualche correttivo alla sua formazione. È stato Ramunno ad entrare in campo. Qualche istante fa, siamo giunti intanto al 20° minuto, calcio d'angolo per il Poggio. Panella, Vasarelli, tutto solo, possibilità del tiro, non ci riesce, troppo lento nella circostanza il numero 11, poteva tentare una botta di prima intenzione, aveva tutto lo spazio. Novelli, ancora Vasarelli in possesso della impossibilità di conclusione, c'è però un fallo di Panella e allora calcio di punizione, nulla di fatto per il Poggio nella circostanza. Marinucci, Di Pietro, dovrebbe essere uscito il numero 10 De Kellis, spagnolo, Mendozzi, Vasarelli anticipa bene il suggerimento di spagnolo, poi Mendozzi subisce fallo da Novelli, guadagna un calcio di punizione con Ramunno. Ramunno che si è liscio di May su questo calcio di punizione, che poi beffa anche Bonomo, direttore di gara indica che c'è stato un tocco, battuta veloce questo calcio d'angolo mentre c'è in atto qualche protesta. Ramunno, colpo di testa e risposta di Giuseppe, direttore di gara un po' sotto l'occhio del ciclone in un paio di circostanze, questo tocco non tocco da parte di May e ovviamente il calcio di rigore su cui De Sanctis, attenzione, libera bene la difesa del Poggio in questi istanti, il calcio di rigore con De Sanctis che ad ogni che sostiene di non aver toccato Taddei. E mister Di Ulisse che ha richiamato De Kellis, passato ad un centrocampo diciamo a tre, con tre attaccanti, ha provato a dare un po' più di spinta in attacco. Alfonsetti, buono per Spagnoli, poi Ramunno ci mette una pezza in qualche modo, poi Pacifico. La tiene in campo Pacifico, direttore di gara che non è della stessa opinione. Rimessa laterale, Mendozzi, Ramunno di prima intenzione, colpisce Spagnoli. Rimane in piedi però il numero 10. Panella, buono il lancio in avanti, vediamo se si concretizza. Suggerimento per Spagnoli. Avevano già alzato la mano tanti giocatori della Ferroviaria per indicare la posizione di offside. Vasarelli, da Vasarelli per Spagnoli, settore di sinistra, cross in mezzo di Spagnoli, possibilità per Taddei e c'è il gol. Poggio, Picenze che triplica con Taddei. Che imbeccata però quella del numero 10, del fantasista Spagnoli. Il Poggio porta 3 le marcature, cambia ancora il risultato qui al comunale di Bariciano. Ancora Taddei, doppietta personale per lui. Ventiquattresimo minuto, 21 da giocare più eventuale recupero, torna a più 2 la formazione di casa. Ferroviaria costretta ad inseguire questa volta il doppio vantaggio. Novelli,
arbitro no, non era uscito a 4-5, bravo, non era uscito. Rimessa laterale per la ferroviaria, Novelli. Eccolo Novelli in possesso della sfera nella circostanza primaria di Pietro Spagnoli. Si libera bene di un avversario Spagnoli, poi se l'allunga un po' troppo. Spagnolo attaccato da Panella, resiste il numero 8, poi Novelli e poi Spagnolo che probabilmente alza un po' troppo i toni nei confronti del direttore di gara, guadagna una ammonizione. 1-1 il conto delle ammonizioni dopo il giallo sventolato a Pacifico sul finire della prima frazione di gioco. C'è il giallo per Spagnolo. La rimette in gioco Faraone. Ramunno non la tocca, poi la controlla Novelli, da questi per Alfonsetti, di prima intenzione a cercare Taddei, pizzicato in posizione di offside. Ora c'è da capire se sono più bravi i difensori della ferroviaria a mandare gli attaccanti del Poggio in offside o se è il contrario, perché i vari Taddei, Vasarelli, troppe volte al di là della difesa avversaria. Novelli cambia gioco dalle parti di Marco Tullio. Può salire Marco Tullio per Faraone, da questi a Panella di prima intenzione, poi Mendozzi, poi Marinucci, spintonato Marinucci da parte di Mattia Faraone e si perfeziona anche il primo cambio con Bomber Taddei che lascia in casa Poggio, che lascia spazio al numero 14, se non sbaglio, Garofalo. Un attaccante per un difensore per mister Frittella. Si torna alla doppia punta per la formazione di casa. Il calcio di punizione la tocca a spizza Ramunno, in qualche modo poi Di Pietro. Leonardo Garofalo, classe 92, fa il suo ingresso in campo in quest'istante al 27esimo minuto di gioco, quasi 28esimo, 17 più eventuale recupero. Poggio Picenze 3, Ferroviaria Amatore Sulmona 1. Bonomo, Valeri, ancora Bonomo in posizione un po' più arretrata, esterno a cercare Di Pietro, controlla bene Marco Tullio, poi ancora Bonomo che si libera bene di un avversario, non del secondo, di Pacifico. Poi Spagnoli porta a spasso Valeri, riesce ad offrire per Novelli che cambia gioco sicuramente in avanti dalle parti di Vasarelli, troppo in profondità, doveva agire prima con la sventagliata sui piedi di Faraone. Di Pietro, vediamo se riesce a saltare Marco Tullio, lo tiene bene Marco Tullio, poi Di Pietro prova ad incurearsi, la mette in mezzo, provvidenziale il senso della posizione di Pacifico, ha fatto quello che ha potuto Marco Tullio cercando di mandare il più largo possibile il temibile Di Pietro. Spagnolo, Faraone la mette in fallo laterale, arresto poi ha pensato Pacifico. Mendozzi
esterno con Marco Tullio, anticipa di testa Valeri, cicca il pallone e poi ripartenza appoggio con Spagnoli, Vasarelli sulla destra, può proporsi Vasarelli, vicino a lui anche Panella, ma preferisce andare avanti dalle parti di Alfonsetti, vediamo se la trattiene Alfonsetti, non ci riesce, azione potenzialmente pericolosa per i padroni di casa, buttata un po' alle ortiche, troppo precipitosi, troppo frettolosi. Calcio di punizione per il Poggio, apertura sulla destra per la discesa sovente di Faraone, di prima intenzione, la tiene bassa Spagnoli ma non inquadra lo specchio della porta, Sciore affretta le operazioni per la rimessa in campo, poi da Panella a Spagnoli, non ci arriva, c'è Virtuoso, Bonomo, Spagnolo, Valeri, gamba tesa, direttore di gara che interviene, calcio di punizione con Ramunno. De Sanctis per Di Pietro, poi De Sanctis, possibilità di concludere, subisce anche una spinta Di Pietro nella circostanza, ma De Sanctis non è stato troppo preciso perché aveva tutto lo specchio della porta spalancato. Ancora posizione avanzate con della ferroviaria con Bonomo, non riescono a uscire quelli del Poggio, lo fanno in questo istante con questa rilancio per Spagnoli, rilancio ad opera di Pacifico, ha rischiato grosso la formazione di casa con Di Pietro che non è riuscito a concludere, è stato bravo sia Marco Tullio sia Di Giuseppe a neutralizzarne l'azione. Mendozzi cerca di far ordine, Spagnolo spostato sulla destra, direttore di gara che interviene, commesso fallo, Bonomo in avanti, Ramunno la riceve ma difesa di casa tutta in avanti, buona la conclusione di Ramunno, la risposta di pugni di Di Giuseppe, Panella, Vasarelli, continuano ad attaccare quelli del Poggio, Marinucci, Spagnoli, vediamo da Spagnoli ancora per Vasarelli, c'è vicino a lui Novelli, vediamo se lo serve, che presunzione questa da parte di Vasarelli, quantomeno guadagna un calcio di punizione e c'è un'altra ammonizione, altro cartellino giallo sventagliato all'indirizzo di l'erario. Poggio, ci pensa Vasarelli, lui che l'aveva conquistata ma aveva possibilità anche di servire Novelli che stava giungendo al rimorchio e poteva concludere senza problemi, vediamo chi tra Vasarelli è proprio Vasarelli, ci pensa lui, l'erario la intercetta di schiena, la manda in fallo laterale. Rimessa laterale per il Poggio, 34esimo minuto di questa ripresa, doppio cambio, uno da una parte, uno da un'altra, esce l'erario ed entra il numero 15 Paolini, in casa Poggio invece esce il numero 3 May, anzi no, Alfonsetti, ed entra il numero 17 Scimia.
Spagnoli in possesso della sfera, settore di sinistra, cross che arriva per Panella, tenta di stopparla Panella, poi De Sanctis, rilancio nello spazio a cercare Di Pietro, Marco Tullio contro Di Pietro, poi Marco Tullio la manda in fallo laterale, guadagna una rimessa quelli della Ferroviaria. Spagnolo Pacifico, poi Marco Tullio e c'è il gol di De Sanctis. Chiediamo scusa, c'è De Sanctis che si ritrova un ghiotto pallone tra i piedi, non se la fa sfuggire l'occasione. 3-2 per la formazione di casa ed allora cambia ancora il risultato. Il numero 5 De Sanctis che accorcia di nuovo le distanze, solo più uno per il Poggio. Forcing finale sicuramente per la Ferroviaria. Ramunno adesso non aggancia il suggerimento di Spagnolo, un po' distratta la formazione di casa nell'occasione del gol, formazione di casa che nonostante l'uomo in più, perché comunque sono quattro fissi gli uomini in difesa per mister Frittella, sembra, e nonostante il vantaggio, il doppio vantaggio, sembra essersi un po' disunita. Ultimi 7-8 minuti, tutti effervescenti sicuramente per osservare questo ritorno presumibile della Ferroviaria. Riflettori accesi qui al comunale di Poggio, conduce di Bariciano, scusate, conduce il Poggio Bariciano, il Poggio Picenze per 3-2. Chiediamo scusa, ma su questo campo si allena e gioca anche un'altra formazione, si chiama Poggio Bariciano. Ci tiene a rettificare la cosa il direttore Leonello Piccinini qui davanti a noi. Attenzione De Sanctis, buona l'uscita con una sola mano da parte di Giuseppe Faraone, riesce in qualche modo a controllarla poi Di Pietro, ma bisogna rimanere concentrati per quanto riguarda queste azioni di rimessa. Troppe volte è capitato, soprattutto nel corso del primo tempo, De Ramunno spalla la porta a Ramunno, prova a metterla in mezzo, vediamo se guadagna il calcio d'angolo, Faraone la libera e la manda in fallo laterale. Accelerano le operazioni quelli della Ferroviaria. Spagnolo, Mendozzi, Spagnoli, bello il gioco di gambe, poi Marinucci gliela tocca in fallo laterale, buona la prova del numero 10 di mister Frittella, Alessandro Spagnoli, classe 93, si è dato molto da fare, ha fatto vedere anche tanta qualità, ha mostrato tanta qualità. Eccolo in possesso della sfera, vediamo Bruno il controllo sul difensore e c'è il gol meritatissimo di Alessandro Spagnoli. Tante buone azioni quelle del numero 10, ha mostrato davvero tutto il suo talento e nell'azione del gol ne ha dato l'ennesima riprova. Ha saltato davvero con un tocco sopraffino un avversario e poi a tu per tu con il portiere, non ha avuto problemi ad insaccarla. 4-2 Poggio. Giocatore che sicuramente direbbe la sua anche in
categorie diverse dalla terza categoria, sicuramente una comodità, un lusso per una formazione come quella del Poggio Picenze, che milita, diciamo, nelle zone non proprio nobili della classifica. Premiato comunque il suo talento, la sua voglia, da questo bel gol che arriva anche in un momento importante, nel momento in cui la Ferroviaria stava tentando il tutto per tutto per agguantare un pareggio 4-2. Quasi 4 minuti circa per le speranze dei giocatori in maglia rossa. Adesso c'è Bonomo, Ramunno, azione un po' insistita in avanti, si apre spazio ancora per Spagnoli, rincorso dal numero 15 Paolini. Spagnoli appoggia bene per l'altro neo entrato, Scimia. Ancora Spagnoli, indiavolato, porta a spasso un paio di avversari, messo a terra, calcio di rigore. Irresistibile il numero 10 di mister Frittella. Ha portato a spasso un paio di avversari, poi messo giù. Dovrebbe essere stato il numero 15, Paolini, proprio l'autore del fallo. Vasarelli contro Sciore, spiazzato Sciore, 5-2. Per il Poggio. Intanto si dovrebbe perfezionare anche l'ennesimo cambio. Entra il numero 16 ed esce Panella, entra Idrizzi per Panella. Un po' di passerella anche per Idrizzi, dopo che Vasarelli ha messo a segno anche il gol del 5-2, sua doppietta personale. Ed allora due gol di Vasarelli, due di Taddei, uno di Spagnoli per la formazione ospite. Invece il gol di De Sanctis. Sciore adesso in possesso della sfera. Valeri, Di Pietro in possesso della sfera. Di Pietro riesce a metterla in mezzo, poi spazza via Scimia. Ancora per Spagnoli, a tu per tu con Sciore, rincorso anche da virtuoso il pallonetto di Spagnoli, troppo lungo. Occasione per la personale doppietta anche per Alessandro Spagnoli contro Mendozzi, poi addirittura intercetta anche la sfera. Spagnoli contro Mendozzi, riesce a farla sua il numero 10. Che spettacolo in questo frangente. Fallo laterale, indica il direttore di gara. Qualche diversità di vedute tra i componenti dell'una e dell'altra squadra. Un po' più di rammarico forse tra i giocatori della Ferroviaria per un epilogo di questo match che poteva comunque essere diverso se solo nel primo tempo la formazione di mister Di Ulissi avesse capitalizzato un po' di più le tante occasioni create. Invece
ha trovato di contro un Poggio Vicenza che con ordine, con piano piano è venuta fuori davvero con tanta tranquillità, è riuscita sempre a rendersi pericolosa, forse in maniera diciamo meno numerosa, ma sempre ha concluso il attenzione adesso Di Pietro messo a terra, calcio di rigore, anzi no, sì, c'è un calcio di rigore perfetto di un calcio rifilato da parte del numero 17 Scimia a Di Pietro e c'è Ramonno sul punto di battuta, era Garofalo, scusate. Ramunno contro Di Giuseppe, para, anzi no, tenta di tuffarsi Di Giuseppe ma non la intercetta, ha ingannato un po' il movimento del numero 1 di casa perché aveva dato l'impressione di poter allungare la mano e controllarla. 46esimo minuto, 5-3, Ramunno, Di Pietro, De Sanctis per la ferroviaria, doppietta di Valeri, doppietta scusate di Vasarelli, doppietta di Taddei e il gol di Spagnoli. Ramunno, Di Pietro attaccato da Garofalo, Garofalo contro Di Pietro, viene a dar manforte anche De Sanctis, lo stesso, anzi no, lo stesso Marco Tullio, direttore di gara, e poi indica il calcio d'angolo con qualche rimostranza da parte dei giocatori di casa. È Di Pietro che va a battere questo calcio d'angolo in semi rovesciata, la manda a tutt'altra parte, Pacifico, stesso Pacifico, poi rientra in possesso della sfera con Valeri, poi Bonomo, poi Scimia, subisce fallo Scimia da parte di Bonomo, direttore di gara che preferisce non intervenire. Intanto siamo giunti alla 47esimo e 36 secondi di gioco, ancora calcio d'angolo, il numero 8 per la formazione della ferroviaria, cross in mezzo, l'arpiona il numero 1 Tobia Di Giuseppe, senza troppi problemi la rimette lì davanti dove c'è Spagnoli, Mendozzi, non perfetto il rilancio di Mendozzi che può favorire anche Vasarelli, conclusione di prima intenzione, diagonale morbido morbido su cui Sciore controlla senza problemi. Novelli, commesso fallo su Novelli, calcio di punizione, può scendere Scimia per Idrizzi, apertura sulla destra per il cross di Faraone, arriva puntuale il cross di Faraone, poi la conclusione da parte di Scimia ed il pronto rilancio finisce qui. Vince il Poggio Picenze per 5-3, ricordiamo il conto delle reti, doppietta di Vasarelli, doppietta di Taddei, il gol di Spagnoli per la ferroviaria, dopo il gol di Di Pietro, il gol di De Sanctis e il gol di Ramunno. Partita molto combattuta, molto giocata, piena di occasioni e di azioni pericolose, ne ha avute di più sicuramente la formazione di casa, ovviamente è stata più brava a sfruttarle, ma comunque ha giocato, ha onorato questo match anche la squadra in maglia rossa, gli ospiti di Mister Di Ulisse, ne è venuto fuori un bel confronto. Ed allora, intanto che le squadre fanno il loro ingresso negli spogliatoi per la doccia, noi ne approfittiamo per ricordarvi il risultato e per salutarvi
Poggio, qui al comunale di Bariciano, Poggio Picenze batte Ferroviaria Natori Sulmona per 5-3 da Pasquale Ciammetti, con la collaborazione tecnica di Robertino Fusco. È davvero tutto, buon proseguimento, a risentirci, state con noi a tuttocalcio.tv.